Buongiorno a tutti voi, nuova settimana, nuova prospettiva e dedico oggi questa storia al mio caro amico Alberto, che adesso sarà sorridendo quando ascolta la storia. Allora, stiamo parlando di un'azienda che è nata nel 1878 in provincia di Milano, che è stata fondata da Giuseppe. Tutti voi conoscete questa azienda che è famosa nel mondo intero e in effetti Giuseppe, quando ha creato questa azienda, aveva proprio la voglia di far gustare un prodotto alimentare italiano, lombardo, brianzolo, a tutti gli italiani che vivevano all'estero e in particolare in America. E quindi ha studiato un particolare sistema di conservazione per poter spedire all'estero il salame ed ha creato il famoso salame tipo Milano che oggi tutti voi conoscete, dalla grande azienda Citterio.